Benvenuti raga sul mio canale, oggi facciamo la carne alla brace, però sul barbecue quello americano, quindi andiamo a comprare la carne. Ciao King. Ciao. Andiamo. Sto notando raga che i capelli sono cresciuti, eh. Non metto il gel per non rovinarli, però mi sono messa tipo un olio, una crema. Mi devo fare pure i baffi raga. Le ciglia, oggi mi faccio. E niente, andiamo. Che carne prenderemo? Pollo sicuro. Oggi un po' di carne, quindi oggi è un po' sgarretto, diciamo. No, sgarretto, sì, fanno un bravo. Mangio anche una bruschettina all'aglio. Buona. E c'ho le verdure, quindi oggi carne e verdure. Ma sti capelli pare che stanno tutti così comunque. Vabbè, però intanto andiamo, raga. Ok, raga, parcheggiato. Andiamo, King. Andiamo a comprare, vediamo un po' che carne prendere. Allora, leggi, amore, facciamo vedere il mio outfit. I baffetti neri. Raga, questo è il mio outfit. Oh, così sembra ancora più brutto e grosso. Ma mettiti tipo bravo. Che bravo questo cameraman. Andiamo. Mi sa che ho preso la maglietta un po' troppo grossa. Mi sa che 2XL sono diventate un po' troppo grosse e quindi devo prendere magari solo un XL o anche L. Vabbè, non fa niente. Guarda che carino, carino piccolissimo. Io vorrei la Sprite Zero. Vuoi la Sprite Zero o la Coca-Cola? Sprite. Guarda che buona la frittura. Vediamo un momento. Vediamo. Anch'io voglio assaggiarlo però. Lo prendi o no? Sì, sì. No, piccolino. No, soltanto quelli rotondi. Solo rotondi. E me ne fai assaggiare uno? Grazie. Quelli lì sono quello che ti piace. Ah, bravo. Allora questi qua. Il basso è brutto, raga. Basta. Grazie, grazie. Grazie. E ciao. Scusami però, ma dobbiamo fare la carne. Con questo che ci voglio mangi tu? È finita Ramadan, sei contento, eh? Non c'hai fame, ce la facevi più, eh? Subito me ne fai assaggiare uno. Oggi infatti raga, auguri a tutti i musulmani, perché oggi è Eid Mubarak, quindi auguri a tutti. Però questa qua te la mangi te, io voglio mangiare la carne. Sì, non è che me lo sfondo, ok. Intanto scegliamo la carne, raga. Ciao, allora mi fai, ciao. Ciao, un chilo di macinato. Quello lì polpa. Sì. Un chilo. Proviamo? Prendiamo pollo? Sì. Sul barbecue si fa, si cuoce? Sì, sì. Ciao, pollo. Raga, guardate quante cose. Pollo, salsa barbecue. Quante cose. Un King, ciao. Quanto costi al chilo? Chi? Questo al chilo. E quella bistecca là? Fiorentina, sì. Proprio quella che sta... Quale? Quella o quella sotto? Quello, quella. Poi? Basta. Ora? Vale. Andiamo a prendere il pane, raga. Quindi oggi per festeggiare le Eid Mubarak così si mangia a pranzo, una cosa buona. Sì, come sono di solito. Ok, tu ti sfondi alla grande, io no, io ho le verdure e la carne. Hai preso pure la frittura, tu sì. Sì. Ok, pane di gran burro. Quello lì all'angolo? No? Quello all'angolo, duro. Eh no, io ho 10. E quello lì, all'angolo, sotto. Questo? Sì, quello. Quello. Grazie. Adesso raga scegliamo il dolcetto. Ho una crostata così semplice e... Io non vedevo l'ora che arrivava sto giorno. Amo per festeggiare sto Eid Mabruk qua. Ah, vabbè, gliel'ho sporcata io col caffè. Che dolcetto vuoi fare? Ci sono questi già fatti. Vuoi questo lo yogurt? Mettiamo yogurt greco così non ingrassiamo almeno il dolcetto. Se no facciamo la cheesecake. Non c'è quella già pronta qua di cheesecake? Yogurt, quello è lì. Questo è yogurt. E la cheesecake invece è quella con il formaggio. Noi facciamo yogurt. La cosa serve? Aggiungi lo yogurt. Ci metto quello greco amaro o dai, a parte scherzi, ne vogliamo tipo al cocco che ti piace tanto? A cocco. Vabbè, yogurt, cocco, latte e sì. Burro. Burro ce l'abbiamo. Andiamo a prendere il latte, ce l'abbiamo. Lo yogurt, raga, andiamo a prendere. Questo facciamo. Andiamo a prendere lo yogurt.
prendo lo yogurt, raga, quello al cocco. Comunque mo pranziamo tardissimo perché è l'una adesso. Ma poi non ceniamo, perché se mangiamo adesso non ceniamo ormai. Belle le crostate. Perché c'ho voglia di crostata oggi? Che cazzo? Ah no, perché la mia amica mi ha mandato la crostata stamattina. Ah no, mi ha mandato la crostata stamattina. Oddio che freddo, scegliamo lo yogurt, raga. Allora, yogurt al cocco. Quanti grammi serve? Eccolo. Raga, voi non sapete, ma il King c'ha freddo. Gli piace il cocco in tutti i modi. Questi quanto servono? 2,50, a posto. Andiamo. Poi raga, ovviamente gli faccio le patatine fritte, però non gliele frigo, gliele faccio in friggitrice d'aria. Quindi anche quelle facciamo in friggitrice d'aria. E oggi, ecco, festeggiamo il primo giorno di non Ramadan. I datteri non abbiamo comprato. Qui no, vabbè, vediamo. Vediamo qua, fa freddo. Sei caldo? Ah, no. Vieni qua, ma sei caldo però. Fammi sentire quanto sei freddo. Ma tu sei bollente, ma stai freddo. Guarda, raga, mezza freddo. Se sta a scegliere KitKat, che non vedevi l'ora la magnate il KitKat. Allora, quale prendiamo? Quello bianco, quello dark, quello bianco, o quello normale? Bianco, c'è anche normale. Dai, tia, vate, lo regalo io, vate. Grazie, grazie. Beh, bianco. E poi? Io qua non posso mangiare niente, quindi io guardo, raga. Raga, io guardo. Allora, io mi prenderei questi. Sono buoni. Mi prenderei quelli e poi basta. Ma non me li prendo, che non posso. Ora raga, stiamo scegliendo. Adesso è il tempo delle odorazioni. Eccolo, lavanda. Sentiamo l'odore. Guarda, la lavanda, l'odore è quello, non è che cambia. A me non mi piace, però vabbè. Va bene. A me piace quello, Brill. Ah no, Brief, no, Brill. Vabbè. Ora andiamo alle casse, raga. C'ho una fame che mi stanno scillocchi di fuori. Un biscotto, raga. Carne. Addirittura, raga, che c'ho una fame. Tino ho preso, raga. E ora andiamo a casa a mangiare. Meno male, raga, che le verdure già ce l'ho pronte, così almeno non devo star lì a cuocere 2 ore le verdure. E c'ho una fame tremenda. Quindi io mangerò verdure e la carne e basta. Vabbè, poi una patatina, raga, ovviamente gliela ruberò, e gli ruberò anche una fetta di torta allo yogurt, eh. Amo, andiamo al McDonald's a fare un aperitivo, che dici? Aspetta, la cinta, raga, è molto importante quando montate in macchina. Disinfectation. E andiamo? Sempre. Andiamo. Comunque, raga, che freddo faceva lì dentro. Vero, mo? Mamma mia. Sei caldo tu. E faceva troppo freddo, raga. Eccomi a casa, raga, cambio outfit. Non ci fate caso, lì mi deve arrivare la cucina nuova, che non vedo l'ora, raga. Quella cucina sarà spettacolare, bellissima. Intanto ho messo le patatine in friggitrice, perché io, raga, non le faccio fritte, altrimenti non gliene posso rubare anche 2. 10 minuti e via. Ho comprato questi biscotti, ma non mi fanno impazzire, raga. Sono molli, non lo so perché sono molli. Raga, assaggiamo un pezzo di pesce. Oddio. Vai. Insieme. Sì. Buoni. Stavo morendo di fame, raga. No, io voglio questo. Buonissimo. Io mangio quel ma. Dopo, raga, mi riempio. Buono, eh? Buonissimo. Dobbiamo fare la torta allo yogurt, no? Vabbè, quello è per il pomeriggio, dopo. Per dopo pranzo, devi stare 3-4 ore in frigo. Andiamo a farla. Ok, raga,
Allora, come alla monta lo stampo e vabbè, poi la base, ecco, la base biscotto, ah, sciogli il burro con la base, ok. Allora raga, un piatto mi serve. Un piatto, raga. C'è l'una e mezza. C'ho una fame. Ma io odiamo? Più bravo di me. Sì, mi serve. Devi mettere 75 grammi di burro a farlo sciogliere e poi dentro ci metti la base. 75 grammi. Sì. Vedete questo che è rimasto un po' di pesce da cucina? Oddio no, c'è solo quello? Ok raga. Quant'è? Entra un pentolino, lo famo sciogliere, raga. E la famo. Ok. Che sta qui in pentolino, no? Con questa base, fondo torta. E poi versa il latte freddo di frigorifero lì dentro e dobbiamo sbattere con lo yogurt. Allora, perché non mescolo? Ok. Raga, che fame che ho. Tiro fuori intanto le verdure. Di ieri. Carne 85 grammi. Ah, vedi, di questa facevano la cheesecake, tiramisù e quella al limone. Qui raga stiamo smantellando tutto perché dobbiamo fare tutta la vernice, non so come farla. La cucina è industrial, quindi bella. Siamo passati dallo shabby al moderno all'industrial. Ma l'industria, raga, è bellissima, non vedo l'ora che mi arriva. La precisione! La precisione? Oh, bravo! Vai! Ok, grazie. Ora lo faccio sciogliere. E poi ci metto il fondo torta. Ok, si è quasi sciolto. Poi spengo il gas e metto quello quando si è sciolto del tutto. E metto questo, raga. Fondo torta. Fatto. Vabbè, metto, raga. Poi bisogna sbattere il latte. Ci sta? E mescoliamo tutto quello che... Ok raga, eccomi. Tutto qua. Comunque raga, bisogna dirlo che il fondo torta... Bisogna dirlo che il fondo torta è la parte più buona di questa torta, eh. No, a me non piace questo. È la parte più buona. Questo sotto. Che
però non sei... A me sta abbastanza burro, no? 75. Ma sbaglio o mettono sempre meno, meno polvere qua, vero? Biscotti, lì pure. Vabbè, è vero. E questo, raga, si mangia. Tieni in frigo. Poi, buona, eh? Non vedi l'ora. Allora, di latte a mano devi mettere 250. Freddo di frigo. E lo devi sbattere. Boh, c'è scritto qua, sbatti il latte per 4 minuti. Ah no, il latte con il... con la... Tieni, eccoli. Forse, non c'è un latte. No, è vero, 250 di latte. Di che latte è questo? Non ci vedo più dalla fame, raga. Tanto devi mettere qua a sbattere. Eccomi qui. Sbattiamo. Dico a Ele e anche a Eli, la sorella, domanda, ma se mettevamo il Philadelphia veniva cheesecake? Questo lo lascio. Ok, 2,50, perfetto, questo si mangia. Sto yogurt, raga, top. Sbattiamo ancora. Vieni, vieni. È il momento più bello questo. Se leccano le palette. Vai. Buono, eh? Benissimo. Eccomi, raga. Buona, eh? Benissimo. Faccio certo. Certo, amore. Com'è? Mamma mia. I pranzi ti erano mancati?
Raga, vi prego. Dai, non c'è due senza tre, amo, vieni. Brava. Cioè io, se vuol dire che tra qua le Non c'è calota... questo salvato? Basta, ho mangiato tutta! Comunque, raga, tra quei pezzi di frittura che ho mangiato, io già sono sazia, se vuol dire. Poi non lo so come mai, quando passa l'orario del cibo, del pranzo, non c'ho più fame. Allora, non è caro? No, no, c'ho fame, c'ho fame! Qualcuno vuole mangiarsi tutto quello rimasto? Signore, che stai a fare? E adesso faccio una cosa che facevo da piccola con la mia mamma. Da piccola, che poi lei non ha più fatte torte con me perché ogni volta mi diceva stai a dieta. Quindi non ho più fatto torte con lei, niente. Tieni, amo. Adesso mettiamo in frigo e andiamo a fare la carne. Mi sa che il King non vedeva l'ora di mangiare. Raga, andiamo a riaccendere il barbecue dopo un botto di tempo. Dai, dai! E Certo. vai. Amore, sono le 2:01. Ho fame. Oh, come ci Ho vanno? fame, mamma, ho fame. Ho fame, mamma, ho fame. Guardate quanto sei bello sta maglietta. Quanto sei bello. Raga, lui taglia qualunque maglietta perché gli stanno stretti, quindi taglia qualunque maglietta. Allora andiamo a aprire la carne, vediamo che carne c'è. Ora, raga, beviamo la Sprite dopo non so quanto tempo di bevande non gasate. Bene. Buona. Ok, raga, ora mettiamo il pollo e la bistecca, la dividiamo. La bistecca aveva un coscio di pollo bruno. Ed ecco voi, raga, la signor Fiorentina, che la dividiamo perché è tantissima. È grandissima, questa è la mia mano. Ed è qua, vai. Sì, c'è anche una salsiccia che dividiamo, raga. Che profumino, raga. Mamma mia, ho fame. Comunque. Ecco qui, raga. E ovviamente la dividiamo. Raga, eccomi, parlo. Vabbè, qui intanto stiamo dividendo la bistecca. Stavamo guardando un film e quindi ho messo così perché stavamo vedendo un film. Su IG l'ho detto Ragnarok. Che siamo rimasti proprio male del finale, comunque. Cioè, alla fine se l'è sognato, non se l'è sognato. Cioè, che è successo? Boh, comunque, vabbè, ecco qua la bistecca che noi ci siamo divisi. Intanto io rubavo qualche patatina e qua mi era cascata una patatina. E niente, raga, ecco questa bistecca. Alla fine si vedrà che il pollo, raga, non lo mangiamo perché era grandissima questa bistecca che ci siamo divisi e non ce l'abbiamo fatta, letteralmente. E niente, raga. Qui, raga, stavo mangiando le verdure. Che ovviamente mi sono mangiate le verdure, ma non le ho mangiate tutte quante perché me le sono lasciate per stasera perché ero veramente sazia, raga. Ecco raga il pollo e niente. Stasera ceniamo col pollo perché ora lo mangiamo. Apriamo la torta, vediamo com'è venuta. Sì. Ok. Ed eccola qui, raga, in tutta la sua bellezza. Vediamo un po' mo. Raga, io non so neanche da quant'è. Ok, raga, tagliamola. Tu amo che te ci metti sopra la Nutella? No, Grazie. io no. Io mangio così. Già tanto è masso a mangiare, raga. Questo è il mio. E questo, raga, è il suo. E ora, piccolissimo, assaggiamo. Buona, raga. Ma, oddio, ma ricordavo diversa, raga. Più buona. Boh. Buon pranzo e ciao, raga.